organizzata una conferenza stampa a Palazzo Mosti dai consiglieri di minoranza per discutere di alcune questioni che attanagliano il capoluogo sannita. Infatti l'opposizione ha parlato dei temi caldi delle ultime settimane in seno all'amministrazione comunale di Benevento per spingere il sindaco Clemente Mastella a risolvere queste problematiche assieme alla sua maggioranza. Tanti temi trattati dai consiglieri, a partire dai miasmi della città, passando per piazza Cardinal Pacca e piazza Risorgimento, senza dimenticare argomenti anch'essi importanti quali la destinazione del tanto discusso tabacchificio e dei fondi destinati ai PICS. Ai microfoni di TV7 intervistati da Alfredo Salzano, Luigi Diego Perifano di Alternativa per Benevento, Giovanna Megna di Civico 22 e Vincenzo Sguera di Azione. Da tempo che diciamo che l'intervento all'Arco di Traiano è un intervento che non ha trovato nessuna adesione, nessun convincimento nella popolazione, anche in persone che hanno competenze tecniche. Ci sembra un intervento che può essere anche potenzialmente dannoso, perché in termini di manutenzione richiederà, in termini di gestione richiederà sicuramente degli interventi frequenti, assolutamente quotidiani, perché chiaramente se lo lasciamo sporco non solo non valorizzerà l'arco ma potrebbe anche danneggiarlo. Sicuramente abbiamo un problema di vandalizzazione e non pensiamo che la presenza di telecamere sia sufficiente a fare da deterrente, basta vedere cosa è successo a Piazza Roma o ieri proprio all'Ortus. Quindi temiamo chiaramente che la gestione futura di questo pezzo, di questo blocco messo vicino all'arco, che ne pregiudica anche la visione pulita e libera, possa essere veramente di valorizzazione. Noi lo riteniamo da sempre un intervento comunque inutile. Avevamo proposto di trasferire questo lapidarium, visto che ormai l'amministrazione era ben convinta e avviata su questa strada, all'interno di Sant'Ilario, che da sempre è un museo dell'arco e che svolge perfettamente questa funzione. Sì, una rigenerazione urbana potrebbe essere un progetto pilota. Noi l'abbiamo chiaramente anche in qualche modo proposto all'amministrazione 2 anni fa, perché del resto stava nel programma elettorale del candidato sindaco Perifano, però non siamo mai stati ascoltati. L'amministrazione ha preferito, affidarsi a una cabina di regia che ha prodotto, non sappiamo ancora che cosa, non sappiamo neanche che fine ha fatto questa cabina di regia. Sta di fatto che quando noi abbiamo chiesto un'interlocuzione con l'amministrazione per proporre alcuni progetti, tra cui questo del ex tabacchificio, non siamo stati ascoltati. Ora si arriva da parte dell'amministrazione con estremo ritardo a valorizzare quest'idea. E sinceramente adesso reperire fondi, perché questa è l'iniziativa dell'amministrazione, la vedo difficile. 2 anni fa sarebbe stato utile, quando noi proponemmo anche di fare un master plan con tutta una serie di progetti da inserire all'interno di una strategia cittadina, che sarebbe stato utile per tutti i cittadini beneventani, anche in quel caso non siamo stati ascoltati. Questo potrebbe essere comunque un progetto importante di rigenerazione urbana e forse l'unico progetto vero di rigenerazione urbana. Chiaramente ci auspichiamo che l'amministrazione potrà realizzare questo progetto e sicuramente non avversiamo minimamente questa iniziativa dell'amministrazione. Se invece queste analisi in qualche modo possono tranquillizzare la cittadinanza, è giusto che i beneventani sappiano. Fino a questo momento abbiamo un'informazione che non è completa e soddisfacente, per cui chiederemo la convocazione del Consiglio Comunale in modo che nella sede del Consiglio Comunale vengano resi alla cittadinanza noti tutti gli elementi di cui in questo momento l'amministrazione dispone. In merito alla vicenda dei miasmi avvertiti in alcune aree della città di Benevento e a seguito delle prime risultanze degli accertamenti compiuti dall'ARPAC, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha firmato un provvedimento di diffida a 2 aziende, la Sanav e la Bo Industries. Il sindaco ha diffidato le 2 aziende a procedere alla redazione e applicazione di un piano di gestione degli odori con eventuali accorgimenti relativi all'impiantistica, ispirati alle migliori tecniche disponibili per la prevenzione e mitigazione degli odori. Altresì il Consorzio ASI è stato diffidato a procedere alla verifica della sussistenza di eventuali criticità gestionali del depuratore consortile, dando, all'esito degli approfondimenti tecnici, tempestiva comunicazione al Comune e agli enti competenti. Il provvedimento sindacale invita poi Prefettura, ARPAC, ASL, Regione e Provincia a porre in essere, nell'ambito delle rispettive competenze, le necessarie attività a tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Il Comune si riserva all'adozione di successivi provvedimenti all'esito degli ulteriori esami svolti dall'ARPAC o di provvedimenti adottati da altre autorità competenti.
L'ASIA, divisione impianti termici, comunica che giovedì alle 15 presso la sede aziendale di Via delle Puglie si riunirà la commissione di valutazione e controllo degli impianti termici. All'ordine del giorno l'approvazione del disciplinare tecnico definitivo con modifiche ed integrazioni ricevute in seguito alla convocazione del 28 marzo scorso, l'approvazione della carta dei servizi definitiva con integrazione di procedura di mediazione civili e di conciliazione presso la Camera di Commercio di Avellino Benevento, la verifica dell'andamento delle attività poste in essere, la valutazione della data di avvio delle ispezioni funzionali, ad appurare che i cittadini abbiano adempiuto all'obbligo di controllo dei propri impianti termici con il conseguente rilascio del bollino blu. La commissione sarà presieduta da Fernando Capone, responsabile tecnico della divisione impianti termici. La giunta comunale, presieduta dal sindaco Mastella, ha approvato la candidatura a valere sulle risorse assegnate alla regione del progetto di recupero e riuso dell'edificio ex scuola San Modesto in via Firenze per la realizzazione di 26 alloggi ERP con annessa riqualificazione degli spazi esterni. Il costo complessivo dell'intervento per cui si punta ad intercettare le risorse ammonta a 5 milioni di euro. L'Italia è ancora la seconda manifattura d'Europa, ma si trova oggi ad affrontare un delicato periodo di transizioni fondamentali come quella digitale e quella ecologica. Lo ha affermato Pasquale Lampugnale, vicepresidente nazionale di Piccola Industria Confindustria, nel suo intervento al convegno nazionale Le politiche attive del lavoro e il ruolo dei servizi per l'impiego, promosso dall'Istituto Nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche alla Rocca dei Rettori di Benevento e al quale hanno partecipato tra gli altri la presidente INAP Sebastiano Fadda e il direttore generale Svimez Luca Bianchi. È necessario quindi che il mondo della formazione scolastica e universitaria si adegui con la stessa velocità alle richieste delle imprese, altrimenti il nostro sistema industriale finirà con il perdere competitività rispetto ai nostri principali competitors europei. Si è tenuto presso l'Aula Magna dell'Unifortunato l'incontro Università e Territorio per dialogare con le istituzioni, gli stakeholders, le associazioni, le scuole, il mondo produttivo e tutte le altre parti interessate. Un'occasione per illustrare i risultati intermedi del piano strategico di Ateneo 2022-2024 e le tante novità dell'offerta formativa e di attività dell'Ateneo per l'anno 2023-2024. In particolare sono stati presentati il nuovo corso di laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie, la Unifor Job Academy ed ancora la Unifortunato Aviation Academy, la nuova offerta dei master e le attività del centro di ricerca sulle tecnologie ICT per la salute e il benessere ed infine l'Artificial Intelligence Robotics Laboratory di Ateneo. Ai microfoni di TV7 il magnifico rettore dell'Unifortunato Giuseppe Acocella, intervistato da Alfredo Salzano. Beh, noi abbiamo soprattutto il dovere come università di fare il punto anche sulla proposta che noi abbiamo, perché l'università non va come dire, per casualità. Abbiamo un progetto, stiamo cercando di realizzarlo. Quest'anno facciamo la presentazione anche di proposte come quella della Job Academy o del corso di laurea nuovi nell'M47 che arricchisce la proposta formativa come già era avvenuta negli anni passati. Abbiamo anche in mente di promuovere alcuni master e poi soprattutto c'è questa crescita che abbiamo registrato della ricerca. Una università che fa solo didattica e non ha ricerca è un'università dimezzata, è un'accusa che è stata fatta spesso in passato alle telematiche. Ecco, noi invece ci siamo differenziati proprio perché abbiamo dato da 3-4 anni a questa parte una grande importanza alla ricerca. Oggi abbiamo già nel primo periodo raggiunto un terzo degli obiettivi di ricerca che ci eravamo proposti. Oggi illustreremo un po' complessivamente tutte le parti che come dire, rappresentano un'università ormai in maturazione e in pieno cammino. È stato istituito dall'Ente Parco il CEAS, Centro Educazione Ambientale alla Sostenibilità Terre del Taburno Camposauro. Tale struttura ha come obiettivo quello di mettere in campo progettualità sull'educazione alla sostenibilità ambientale attraverso azioni e percorsi formativi ed informativi per scuole, cittadini, enti locali, associazioni e aziende.
Dalle ore 10.30 la sala convegni dell'ospedale Sacro Cuore di Gesù fra Pietro Maria De Giovanni del Fate Bene Fratelli ospiterà la cerimonia dell'apertura dell'anno sociale e pastorale 2023-2024. Nel corso della giornata il superiore del Fate Bene Fratelli di Benevento, fra Lorenzo Gamos, presenterà il nuovo direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia Alessandro Arturi, già primario dell'unità dell'ospedale Fate Bene Fratelli San Pietro di Roma. L'ordine del giorno del Consiglio Provinciale di Benevento, convocato in prima convocazione per il 28 settembre alle 11 e in seconda convocazione per il 29 settembre alle 11.30 presso la sala consiliare della Rocca dei Rettori, è stato integrato dalla Presidente della Provincia, Nino Lombardi, con i seguenti due argomenti: grandinata abbattutasi sul territorio della Provincia di Benevento il 23 settembre 2023, richiesta alla Regione Campania, al Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello Stato di Calamità Naturale, ed ancora legge del 29 dicembre 2022, numero 197, dimensionamento scolastico ai fini dell'autonomia degli istituti di primo e secondo grado, voti al governo nazionale e regionale. Il Consiglio di Stato, con ordinanza 7134 del 25 settembre 2023, ha sancito che l'associazione Confcommercio Campania, con sede a Napoli, non possiede i requisiti per la partecipazione al rinnovo dei consigli delle Camere di Commercio Erpinia Sannio di Napoli e Caserta. Ovviamente viene da pensare che tale decisione, oltre che alle Camere di Commercio, debba estendersi ad ogni altra presenza che Confcommercio in qualsivoglia commissione, comitato, ente e consorzio. Noi di Ascom Benevento, confederata con Confcommercio fino a luglio del 2022, abbiamo sempre osteggiato il progetto di regionalizzazione delle associazioni provinciali promosso ed attuato nel 2016 dal commissario confederale Giacomo Enrico. Eravamo convinti che la regionalizzazione non avrebbe prodotto nessun beneficio politico alle imprese rappresentate e che anche giuridicamente avrebbe generato forti perplessità. Ad Ascom Benevento non resta che essere orgogliosa e soddisfatta di aver provveduto a formalizzare il volontario recesso dalla Confederazione lo scorso 6 luglio 2022, nel pieno rispetto di tutte le imprese sannite ad essa associate. L'ANTA, Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente, e l'Unisagno, con il patrocinio della provincia e del comune di Benevento, hanno organizzato nell'aula convegni del Dipartimento DEM in via delle Puglie a Benevento il convegno Giornata per la cura del creato, Laudato Si, enciclica sulla cura della casa comune. Grande successo per la giornata, che si è aperta con i saluti di Gerardo Canfora, magnifico rettore dell'Unisagno, dell'onorevole Clemente Mastella, sindaco di Benevento, di Nino Lombardi, presidente della provincia di Benevento, e di Alfano Rinaldi, organizzatore dell'evento di ANTA Benevento. Sono intervenuti all'incontro, moderato dal giornalista Alfredo Salzano, Monsignor Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento, ed ancora Carmine Nardone, accademico ordinario dei Georgofili, Giuseppe Marotta, docente e prorettore Unisagno, Alessio Berni, imprenditore e coordinatore ANTA Regione Toscana. Ha concluso il professor Ennio Maccari, docente dell'Università La Sapienza di Roma e presidente nazionale ANTA. Ai microfoni di TV7, intervistati da Alfredo Salzano, ascoltiamo le dichiarazioni di Alfano Rinaldi, organizzatore dell'evento di ANTA Benevento, e Alessio Berni, imprenditore e coordinatore ANTA Regione Toscana. Francesco sta sollecitando in tutti i modi come curare questa casa, che oramai, diciamo, è un po' disastrata. Quindi noi stiamo tentando di dare anche delle alternative di cura, come curare questa casa. Quindi anche le future generazioni, soprattutto i ragazzi, ecco perché mi interessa la presenza loro, non tanto quello con i capelli bianchi, perché oramai il disastro l'hanno già prodotto, però per loro sarà un incentivo a dire: diamoci da fare, a trovare l'elemento di diagnosi. La diagnosi oramai la conosciamo, la terapia. E la terapia è quella di amare il creato, secondo me. Far capire loro che l'amore al creato è una cosa importante, e quindi senza di questo non possiamo vivere bene. Ecco, questo è uno dei tanti punti, è una delle tante attività che svolge l'ANTA sul territorio locale. Sì, in modo particolare poi lo dirò anche nella mia relazione, perché ci occupiamo un po' di processi innovativi, diciamo. Abbiamo parlato anche di abbandono di rifiuti, abbiamo parlato di guardie ambientali volontarie che si occupano di supporto ai vigili e alle forze dell'ordine, abbiamo parlato di elettromagnetismo, nelle nostre zone c'è stato il problema, quindi abbiamo studiato e dato anche delle soluzioni.
perché diciamo, noi, la nostra preoccupazione è di essere innovativi e proporre sempre cose buone, nuove, perché venga rispettato e salvaguardato l'ambiente, insomma, questo è il modo particolare. La nostra missione è il confronto, innanzitutto, e poi lo studio, e poi la proposizione di queste cose innovative. Quindi sono tre elementi che per noi dell'ANTA sono fondamentali. La mia testimonianza sarà proprio collegata al mio lavoro, che è basato sulla produzione di oggetti di arredamento e di design che nascono da processi di economia sostenibile. Io credo che questa sia l'unica soluzione per cercare di salvare il nostro pianeta e trasformare quelli che sono i rifiuti in reali opportunità, anzi in materia prima da poter riconvertire nelle produzioni. Poco fa il dottor Rinaldi mi raccontava che c'è anche una traccia in città proprio di una sua azione. Sì, esatto, abbiamo, transitando sul corso di Benevento, abbiamo visto proprio che c'era una decorazione realizzata proprio in Ecomass, che è uno dei materiali che noi utilizziamo per realizzare appunto decorazioni anche di edifici e quant'altro. Grazie. Comunque complimenti, perché Benevento è una città straordinaria. Un'ucraina di 45 anni è caduta saltando dal ballatoio del proprio balcone poiché aveva dimenticato le chiavi all'interno. Infatti la donna voleva rientrare in casa scavalcando il balcone, ma è precipitata a terra. È accaduto in via Colonnette a Benevento. Un volo dal quinto piano che le ha cagionato gravi ferite a seguito dell'impatto con il suolo. Trasportata d'urgenza all'ospedale San Pio dai soccorritori del 118, giunti sul posto, allertati dai passanti, e affidata ora alle cure dei sanitari. L'ASDIM, in collaborazione con Insieme Ortopedia, organizza per il 6 ottobre, dalle ore 15, una giornata di valutazione posturale con analisi delle problematiche posturali e delle possibili conseguenze, esame del passo computerizzato. Prenota ora la tua visita con la dottoressa Francesca Nardone. Per contatti 351-71-85-946. Sono mesi che dalla zona industriale di Ponte Valentino si sparge un'aria pestilenziale. La situazione è peggiorata nelle ultime due settimane e il cattivo odore ha raggiunto quasi tutte le zone della città. I cittadini di Benevento sanno benissimo di cosa parliamo, un'aria irrespirabile che per giorni ha reso invivibile diversi quartieri della città durante molte ore del giorno. Noi stessi avevamo segnalato il problema non più di 10 giorni fa. Così, in una nota, il Partito Democratico al Comune di Benevento. Il cattivo odore era così forte che il sindaco si è sentito in dovere finalmente di avvisare l'ARPAC, l'ASL e gli altri organi competenti. Nel giro di poche ore giungono alla cittadinanza sia rassicurazioni provenienti dalla stessa zona industriale che rivendicazioni da parte di consiglieri comunali che si intestano il primato di aver segnalato dal mese di aprile la presenza di cattivi odori. Intanto passano i giorni e il cattivo odore, nonostante la pioggia, continua a farsi sentire in città. Nella gestione di questa faccenda di elevata gravità c'è qualcosa che non torna. Questa città merita chiarimenti e le dovute risposte sugli esiti degli accertamenti posti in essere dagli organi competenti che hanno indotto il sindaco nel duplice atto di diffida, nonché sulle azioni che saranno poste in essere per una pronta e definitiva risoluzione del grave problema. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.